Appunti dintorni, benvenuti alla nostra agenda di appuntamenti che riparte dall'estate sforzesca di Milano. Sul palco nel cortile delle armi del Castello Sforzesco va in scena la nona edizione di questa estate sforzesca, che prevede diversi eventi dal vivo, e questa sera giovedì dalle 20:45 l'associazione Nanni Svampa fa un cabaret concerto per Svampa e Brivio, un omaggio Nanni e Roberto, inseparabili come i due binari del tram. Ingresso libero, su prenotazione fino a esaurimento. Potete mandare una mail a info@associazionenannisvampa.it oppure chiamare il 335-8135-477. A Vigevano c'è anche il cinema d'estate nella Cavallerizza del Castello. Lo spettacolo è alle 21:30, ma occorre presentarsi in cassa dalle 21 per evitare code. Questa sera e venerdì il cattivo poeta Sergio Castellitto interpreta Gabriele D'Annunzio, un film di Gianluca Iodice. Biglietti in vendita al botteghino dentro la Cavallerizza a partire dalle 21. Cinema sotto le stelle che torna anche a Pavia su maxi schermo dopo la pausa di Ferragosto, e questa sera giovedì alle 21 c'è Due uomini e una mosca di Quentin Dupieux, un film francese del 2020. L'orario è appunto anticipato alle 21 in questa seconda fase di Cinema sotto le stelle. L'acquisto dei biglietti viene effettuato online sul sito politeamapavia.it. La città come palcoscenico, invece, la rassegna estiva organizzata dal Comune di Pavia torna lunedì prossimo, lunedì 30 agosto, con dialoghi in musica con Ivan Mariboschka al pianoforte, in collaborazione con l'associazione Radicula al Castello Visconteo. I biglietti si acquistano sul sito del Teatro Fraschini, vivaticket.it. La magia della voce, invece, Fortunago si prepara ad accogliere l'ultima tappa dell'Oltrepop Festival diretto da Malva Bogliotti nella serata di sabato alle 21 in piazza della Fontana dei 12, antistante il nuovo auditorium. L'appuntamento è con lo spettacolo La magia della voce con Marzio Giossi, Edoardo Siravo, l'orchestra Incanto in musica spettacoli, diretta dal maestro Gianluca Pasano. Ingresso unico 15 euro, ridotto per minori di 14 anni 5 euro. Le prenotazioni obbligatorie dei biglietti su sito lighticket.it/oltrepopfestival. Un ricordo di Iannacci a Gambolò sabato alle 21:30 in piazza Cavour con lo show degli Insoliti Accordi, musicisti del territorio molto apprezzati dal pubblico. In programma un repertorio di oltre 20 canzoni inframmezzate da brevi racconti che ripercorrono la vita di Enzo Iannacci. L'ingresso è libero. Al Museo Cosmos c'è l'appuntamento di sabato 28 agosto, stiamo parlando del Museo di Storia Naturale dell'Università di Pavia, l'apertura straordinaria serale dalle 20:30 con l'utilizzo di torce, si potrà ammirare la mostra sui pipistrelli, l'ultimo ingresso è alle ore 23. È obbligatorio esibire Green Pass all'ingresso, prenotazione da martedì a domenica chiamando dalle 10 alle 18 allo 0382 98 6220 o scrivendo a prenotazione.musei@unipv.it. A Tromello la festa dello sport, in programma venerdì 27 agosto con Mauro Starone, musica e divertimento dalle 19:30 all'oratorio San Luigi di via Trieste. Ci sarà anche la grigliata con servizio bar. Ingresso libero, ma è necessario prenotare per le norme anti-Covid al 338-7982-589. Le fotografie di Carlo Lenti del gruppo F365 in mostra nello spazio espositivo del Magic Bar in via Emilia 36 a Voghera. L'autore ha usato colori saturi, una forma extra large di grande impatto. Le immagini saranno esposte fino al 30 di ottobre. E poi la raccolta fondi organizzata dal Comune di Pavia in favore di Eitan Biran, il bimbo pavese sopravvissuto alla tragedia del Mottarone in cui hanno perso la vita i genitori, il fratellino e i più stretti parenti. Qui vedete, per chi volesse contribuire, i riferimenti bancari che trovate anche sul sito del Comune di Pavia. E infine il piano vaccinazioni lombardo, è possibile prenotare per tutte le fasce d'età dai 12 anni in su e anche cambiare data, ora e luogo del richiamo vaccinale sul sito prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it oppure telefonando al numero verde 800 894 545 oppure ancora rivolgendovi ai postini che rilasceranno la ricevuta per presentarvi al centro erogazione vaccini o ancora andando ai postamat muniti di tessera sanitaria. Se avete altre segnalazioni corredate da foto, locandine o video, scrivete a info@pavia1tv.it o via WhatsApp al 389 25 66
296. Grazie per essere stati con noi e appuntamento a domani con un nuovo Appunti e Dintorni.